Ma il comune di Napoli? Dai, polizze con una società non molto che comunque è una sicurezza. E poi fa domande che me ne sono sentite. E no, poi è stato intervento ai però se tu ci rompi lo pari di tassi con una delle cose. E già sei nei giornali, era multata, ovviamente. No, l'hanno sponsorizzato, però non è tanto. Ma l'hanno sponsorizzato. Ma io volevo sapere su questa proposta chi era d'accordo. Interessava le presenti chi era d'accordo. Poi nel policlinico l'ho ma tu mi presenti un particolare. Scusatemi, le presenti chi è favorevole? Ai privati no, appena arrivato. Allora, di fare un'azione contro la tangenziale. Concedere sui temi. E quindi diciamo prendere come obiettivo dopo riqualificare online. Il tema della tangenziale praticamente una grande campagna per togliere la convenzione all'autostrada SPA come dovrebbe essere e quello già ci caduto d'accordissimo d'accordo. Allora comunico la prossima volta diciamo possiamo però ora diciamo accontaniamo questo tema a me mi interessava soltanto sapere se eravate tutti quanti d'accordo mo però incentriamo la nostra attenzione se vende via del Roberto portiamo un allora io dico una cosa vorrei che noi ci muovessimo in questo modo cioè prendere un tema e portarlo a convivente allora è iniziarci a dare questa metodica in modo che ogni volta prendiamo un tema discusso ovviamente come abbiamo fatto stasera lo mettiamo sul tavolo e lo si porta a termine. Ognuno dà la sua proposta, ognuno dà le sue iniziative e si porta a termine questo tema. Ordiniamo, va giù. Sui fatti, come diceva il buon Gennaro. Anche perché, scusate, noi abbiamo perso mesi e mesi a raccogliere delle firme per Piazza Roderigo e per... Quello volevo dire, abbiamo perso mesi e mesi a Piazza Roderigo e Piazza Nazionale. Piazza Roderigo sono ripristinati. No, vado a lavorare. Però o ci ascoltiamo andare alla parola se noi perdiamo mesi e mesi a raccogliere delle firme per la riqualificazione del parco Popò Piazza Poverico per mettere i giochi dei bambini poi non lo portiamo a finalizzare se non andiamo a pensare ordiniamo io non sono una persona tutti quanti però bisogna partire politicamente bisogna prendere un'iniziativa, altrimenti non abbiamo visibilità politica, ci fossilizziamo sui temi che rimangono lettera morta, sì è bello, ce lo siamo studiato, un motivo di 2007 alla morte. E noi continuiamo, fatto sta che dal 2006 fino al 2015 stiamo continuando a pagare la tangenziale. Ma la tangenziale è un argomento come tanti altri, ci sta anche l'argomento depuratore che ha parlato Alfonso Ciardino l'altra volta e possiamo mettere nel calderone. Allora voglio dire, per completare il riqualifica prima della tangenziale che io vorrei intraprendere a settembre, io sul piatto della bilancia ma vorrei parlare pure del depuratore, che sta sempre a via del Roberto. Cioè, noi dobbiamo incominciare ad essere iniziativa politica, non solo studiare i temi, perché i temi oramai già sono stati studiati da vari tavoli di lavoro, i quali hanno prodotto e hanno studiato il tema, però non, poi dopo non hanno prodotto azione politica. Cioè così, è rimasto là e basta. Ma Massimo, guarda. E a me non mi basta più aspettare. Ma l'azione, perdonami, scusami se ti interrompo. No, lì ci sarò. L'azione politica che in questo momento tu non puoi ancora avallarla. Posso iscrivermi a parlare? Ok, ma facciamo un giro. Senza sopraccederci con le chiacchiere. Ciao Carlo. Adesso c'è Antonio Sebastopo. Allora mi scrivo a parlare. Sapete. Pidenaseggi, Cassa Salvatore. Allora, non andate in
Hai ragione, era me, hai ragione. Un po' di nave. Attenzione, il lavoro già... Aspetta, verrà. Beppe, però ha ragione Romeo. Ha ragione Romeo. Beppe. Vabbè ragazzi, Beppe, ascolta, mi senti, ma nel rispetto di tutti, io voglio chiedere, cioè Romeo ha detto una cosa giusta. Allora, facciamo in questo modo, diamoci uno spazio ognuno di noi e poi in funzione di quello che ha detto Massimo. Diciamo, sulla sua introduzione, esatto, sviluppate, bravo. Io ripeto, mi scrivo il segnato Saverio, poi Giuseppe, non ci sta ancora. Chi è che si vuole iscrivere a parlare? Pasquale? Antonio volevi intervenire? Chi è che deve andare lì qua? Si può dire lui prima. Posso andare là? Allora Antonio. No, io non vado nella mesa veloce, cioè mi collego a quello che dice Massimo. Cioè se noi dobbiamo diamoci 2-3 minuti per prendere delle iniziative, cioè o poi deve avere un senso, cioè sappiamo dove inizia e dove andiamo a parare, perché sennò cioè facciamo la fine che hanno fatto alcune iniziative che abbiamo fatto in quest'anno, la raccolta film del Piazza Poderico, dove noi diciamo abbiamo fatto la porta alle film, le perizioni per far riqualificare le due piazzette e far mettere giochi ai bambini. Praticamente noi non abbiamo presentato mai queste petizioni, no? E che è successo? La municipalità oggi, siccome c'aveva anche delle persone che hanno fatto finta di essere attivisti in mezzo a noi, no? Poi si sono chiusi alle gare, hanno fatto, però sai, questo è un dato momento, no, stiamo parlando, allora, siccome hanno visto che la gente la voleva, è nata la voleva, è giustamente oggi, se stiamo passando piazza, non è di... e hanno messo i giochi dei bambini. Qualcuno mi direbbe, e vabbè, sono di discorso, già la Gesù dicendo lo di discorso, ma a questo punto non facciamo più politica, allora non facciamo più politica. Siccome mi dice, vabbè, ma l'importante è il bene comune che hanno messo nel gestore. No, attenzione, a me è normale che non fa piacere che la municipalità amici e giostrini e che magari pure posso fare mio ricordo, mio figlio, un giorno, eccetera, eccetera. Però attenzione, cazzo l'hanno raccolta a fare, panami in bello, se potevamo anticipare la musicata e metterle con le spalle al muro, bravo. Questo è quello che è l'azione politica. Cioè è un'azione scema, ma questa è l'azione politica. Sono degli errori, non bisogna commettere. No, come diceva lui, il comune di Napoli. Bisogna comunque dare un riconoscimento politico alle iniziative, perché altrimenti se no facciamo cittadinanza attiva. E poi diciamo, volevo dire che... secondo me dobbiamo appunto studiare delle tematiche, con me sono d'accordo quando la questione della potenziale, perché la questione del ventilatore che in un certo senso va a completare sempre l'azione di riqualificazione, e comunque riguarda tutta Napoli, perché il ventilatore è una cosa tutta Napoli, cioè si funziona male. Che poi gli abitanti di via del Roberto hanno dei problemi di salute in particolare, che sì, o dei lavoratori non funzionano buona, loro possono avere dei problemi di salute ancora meglio. Carlo! Ok, chi deve parlare? Romeo? Posso? Saverio. Okay. Come cronometrami 3 minuti. A partire da lì. Allora, grazie. No, per non rubare spazio già. Allora, volevo soltanto aprire, diciamo, fare due collegamenti. Fermo restando, prendo praticamente il discorso su quello che ha detto Massimo. Allora, io voglio dire questo. La prima cosa sarebbe bello, e anche in riferimento a ciò che ha detto Antonio, noi non abbiamo, diciamo, conoscenza delle interazioni fatte nella raccolta firme, che sarebbe un aspetto interessante, importante, perché molte volte quando facciamo le azioni, tra virgolette, di natura piccola referendaria tra di noi, non abbiamo mai la consapevolezza e la conoscenza di ciò che è praticamente il numero di firme raccolte, di quello che serve come numero di firme per andare a fare la proposta e soprattutto poi queste firme, come vengono raccolte e dove vengono portate. Se vengono portate singolarmente nelle municipalità, come deve essere organizzata la situazione. Ok, quindi questa mancanza limitata della conoscenza a mio avviso è un handicap. Inoltre
non abbiamo un'interazione tra tutti i gruppi chiaramente che operano nella città, e questo è un altro anello che a mio avviso, cari amici, noi dobbiamo immediatamente riprendere per fare in modo tale che non abbiamo più un frazionamento, e questo è nella visione più diciamo avanzata di quello che dovrebbe essere l'azione poi dopo successiva, per sapere se siamo pronti e preparati a candidarci al comune. Chiunque questo sia, chiunque sarà il portavoce, chiunque sceglieremo, chiunque troveremo, dovrebbe essere praticamente in effetti questo riferimento, cioè sapere in un piano programmatico che cosa vogliamo, dove vogliamo arrivare, che cosa vogliamo proporre per la città, e soprattutto, praticamente fare in modo tale che questi frazionamenti che fino ad oggi sono stati in piedi e ci hanno sostanzialmente separati debbano terminare. Punto secondo, mi riallaccio un attimo a quello che diceva Massimo per quanto riguarda gli argomenti sulla la tangenziale e sul praticamente sul depuratore. Allora, fermo restando che diciamo la visione sostanziale è stupenda, è meravigliosa, perché in ogni caso significherebbe praticamente fare in modo tale che gli attuali possessori del contratto di utilizzo economico della tangenziale debbano praticamente in effetti rendersi conto che comunque una parte va ceduta. Poi si potrebbe ragionare come. L'unica cosa è che chiaramente non sappiamo, oggi come oggi, la proprietà del, diciamo, dell'utilizzo economico della tangenziale, come ben sappiamo, è una concessione. Perfetto, ma tieni presente un particolare. Questa ci concessione sono le deroghe sono state fino al 2015 ed è stata data ancora per il 2015 un'altra deroga. Le deroghe le fa lo Stato. Le deroghe le fa lo Stato, non le fa il Comune. Quindi praticamente considerate un attimino questo è chiaramente l'ennesimo atto, l'ennesima praticamente forzatura che un governo consenziente fa in danno, soprattutto poi dopo in quello che è stato chiarito per il patto di stabilità, perché il patto di stabilità, non l'ho dimenticato, voglio, significa privazione dei servizi ai cittadini, mentre invece quello che è il business chiaramente relegato alle entità private, attenzione, attenzione. Vabbè, ma noi stiamo parlando già di una sentenza passata in giudicato, che nel 2001 non mi sono spiegato. Non mi sono spiegato. Sì. Guarda, tu ti hai pigliato i 4 minuti, insomma. Comunque voglio dirti, quindi diciamo la cosa sostanziale è praticamente sapere, prima di fare un'azione, studiare adeguatamente come portare avanti una battaglia, perché uno dei grandi nostri limiti è la propositività molto grande, all'informazione e lo studio per fare le battaglie è molto basso. Chi deve intervenire?